Mercato del lavoro, import-export, sistema bancario sono solo tre dei temi trattati oggi da Camera di Commercio Rimini e Union Camera nel 19° rapporto sull'economia provinciale 2012-2013. Il rapporto di oggi è importante perché purtroppo constato una crisi profondissima dalla quale tutti faremo tutto il possibile per uscire, che però permane. Noi abbiamo redatto un piano strategico, adesso che è stato elaborato, studiato, eccetera. Io penso che nel 2014 partirà, voglio essere ottimista. Nel 2012 in provincia di Rimini ci sono stati 63.538 lavoratori che hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro dipendente nell'anno, con un decremento rispetto al 2011 dell'1,6%. Anche il territorio di Rimini sta subendo gli effetti di questa crisi, sicuramente molto meno però di quanto sta avvenendo in altre parti del paese. Quindi le tendenze non sono positive oggi e probabilmente anche per il prossimo anno. Il quadro non è sicuramente fra i migliori, ma certamente nella media nazionale la provincia, il tessuto produttivo, il tessuto economico ancora regge. Il tasso di occupazione in provincia di Rimini si è attestato al 63,7% contro il 64,6% del 2011. Nel confronto regionale e nazionale il nostro territorio ha valori inferiori a quelli dell'Emilia Romagna e superiori a quelli dell'Italia. Riguardo invece al tasso di disoccupazione, questo si è attestato al 9,8% contro l'8,1% del 2011. E anche in questo caso a soffrirne maggiormente sono i giovani, con un tasso di disoccupazione che arriva al 15,8% nella fascia di età 15-29 e addirittura al 20,5% nella fascia 15-24 anni. Lo scenario che si profila tra il 2012 e il 2015 appare dunque caratterizzato da un'uscita dalla recessione che dovrebbe realizzarsi sul finire del 2013 e da una ripresa graduale relativamente debole per il biennio seguente.